Ciao a tutti amici di Racing Club by Automoto.it, ci trovate su Instagram e siamo ben felici di accogliervi su questa nuova piattaforma che noi di Automoto.it abbiamo messo a punto per parlare di motorsport. Oggi si parla di Alpine con la presentazione della A522, una vettura sicuramente molto interessante, innanzitutto perché è frutto di un costruttore automobilistico, appunto Alpine, che costruisce non solo il telaio, ma anche il motore. Di quello che si è visto oggi, ovviamente, ne parliamo con Diletta Colombo. Ciao Diletta, buonasera. Ciao Emiliano e buonasera a tutti. Oh, piacere di sentirti. Allora, dai, raccontami un po' questa A522 perché sono molto curioso. Prima di tutto partiamo dalla livrea perché c'è il rosa di BWT, lo sponsor che ereditano da Aston Martin, perché da Aston Martin è arrivato Otmar Szafnauer, ma è arrivata anche BWT, questa azienda che colora di rosa le monoposto di Formula 1 da un po' di anni. L'anno scorso in Aston Martin hanno scelto un magenta, possiamo chiamarlo così, quest'anno è tornato un rosa abbastanza prepotente insieme al blu di Alpine, che insomma è il colore caratteristico del marchio. Ma per la gara inaugurale, se non ho capito male, anche per la seconda gara stagionale, il rosa sarà Ma è vera o è una predominante. trollata quella cosa lì? Perché anch'io l'ho vista, eh. Cioè, a me è Da sembrato quanto mi pare di aver capito, è vero. Tre È gare dovrebbero vero fare perché così, vero? Tre gare. Alpine ha mostrato questa livrea dicendo, no, noi in Arabia Saudita, scusate, in Bahrain, noi saremo vestiti di questi colori e lì è proprio Racing Point, perché Ma pensa a comunque Raikkonen che incrocia gli occhi, se fosse ancora in pista non ci capirebbe più niente. un po' sì, perché a vederla Sì. oggettivamente ricorda molto. Sì. Io mi immagino Force India, quanto Racing abbiano. Point, come diavolo si chiama, adesso non capisco più niente perché sarebbe anche l'Alpine, sarebbe un disastro. Esatto, e mi fa pensare a quanto possano aver speso per avere, loro sono title sponsor e va bene, però avere una livrea dedicata di questo tipo è veramente, veramente tanto. Ma la BWT c'ha di sordi, eh. E poi Certo che ce li credo che hanno. fosse anche così un premietto nei confronti di questo sponsor che appunto ha deciso di cambiare casa, passando da un Certo. costruttore Aston Martin verso un altro, appunto Alpine, che comunque ha, come dire, istinti bellicosi, no? Perché chiaramente fa parte di una grande tradizione che è quella di Renault Sport. Hanno stravinto stramondiali, non in era ibrida, ma insomma hanno vinto mondiali di tutti i tipi in Formula 1. Con Corrono qualcuno anche. che c'è ancora Certo, adesso. esatto. Corrono anche alle mani, insomma, l'impegno di De Meo sicuramente nel motorsport è molto ampio e quello della Formula 1 è solamente la punta dell'iceberg. Ma appunto il team è sicuramente molto buono perché c'è Ocon che è sicuramente una giovane promessa ed è un pilota molto interessante, tra l'altro vincitore anche di un gran premio, ma c'è anche Nandone Alonso numero 1 che in Spagna comunque continuano a chiamare Fernando Alonso. Fernando aspetterà di capire questa monoposto che cosa possa fare, perché come dire, i piani di Laurent Rossi, così per dirlo, il CEO di Alpine, Impronunciabile, impronunciabile, solo un sono francese. a medio termine per quanto riguarda la vittoria di un mondiale, perché loro parlavano, se non sbaglio, di 100 gare Beh, è come un orizzonte bell'orizzonte, sono temporale. 4 anni, per cui voglio Sono dire. tanti, adesso non ricordo se fossero 100 gare dall'anno scorso o siano 100 da quest'anno, ma sono comunque Vabbè. degli orizzonti temporali piuttosto lunghi per un pilota come Alonso, che diciamo per lui 40 anni sono solo un numero, però comunque ci sono e quindi inevitabilmente non ha la stessa longevità che Non potrebbe c'è avere dubbio. Ocon, che è classe 1996. Molto poi dipenderà anche dal motore Renault, perché non so se ti ricordi cosa diceva Sì, sì, sì. Prost. È Prost, un quando se camion. n'è andato, ha detto che c'erano dei problemi di affidabilità. Poi bisogna capire cosa vuol dire, perché comunque quando tu ben sai che quando si studia un motore si cerca anche di spingere sulla performance e poi Certo. regolarsi al banco. Poi non so che cosa sia successo, come dire, dopo quello che dice Prost, però potrebbe essere un campanello d'allarme, considerando anche che, ricordiamo, l'abbiamo già detto 100.000 volte in questi ultimi tempi, però è bene ribadirlo, e fino al 2025 non si potranno No. poi più modificare i motori se non per questioni di Poi sai affidabilità che Prost c'ha il dente un avanzatissime. po' avvelenato, no? È Però. chiaro, perché non, anche il modo in cui è venuta fuori questa notizia, diciamo che l'ha riportata una grossissima testata internazionale, ma lui aveva concordato con Renault e con Sì. Alpine di comunicare la cosa in maniera differente, quindi
semplice, proprio rimasto di sasso per non usare parolacce, e inevitabilmente poi ha, come sì, dire, versato il tè, come dicono, sì, come sì, dicono sì, gli inglesi. Però vedremo, ecco, sicuramente il motore, tra l'altro, presenta per la prima volta una separazione tra compressore e turbo, cosa che diciamo che... è di mercedesiana memoria. Certo, ecco. Certo, che utilizzano loro da anni, poi bisogna vedere com'è questa versione, diciamo, preparatevi Risha Tion. Ma ci sono anche delle cose interessanti su questa monoposto, poi bisogna vedere cosa scende in pista domani, perché certo, mentre la presentazione era in corso stavano assemblando la monoposto in quel di Barcellona. Vista la AS, non so se hai visto le foto oggi e le differenze sostanziali tra quello che abbiamo visto del rendering e poi la monoposto, non si sa mai, però sembra comunque fra progetto... tre giorni la vedi, di cosa ti lamenti? Non sta... giusto, giusto, posso andare lì a controllare tutto, esatto, poi non là so che cosa potrò, come dire, portare via da questa esperienza a livello di foto, perché secondo me mi portano via. Devi sì, fare talmente tante fare cose che ti banneranno dalla Formula 1 per sempre. Questo, esatto, questa è la mission. Andrò, io non posso entrare esatto, come i cani, dopo ci sarà scritto così, però devo dire che non so cosa ne pensi tu, ma ci sono già queste branchie sulle pance che nella parte iniziale sembrano un po' più larghe, tipo Ferrari e Aston Martin, ma poi hanno un andamento molto più snello verso il posteriore. Questo muso, un po' come lo direbbe Ciccarone, formichiere, visto che l'ha già detto anche della Ferrari, ciao Cicca, se ci stai ascoltando, e che è ancorato al secondo profilo dell'ala. Ci sono tante cose che spiccano all'occhio, almeno nel sì, rendering. Non mi sembra una vettura estremamente complessa per le soluzioni che vediamo, ma non è necessariamente un male, come abbiamo detto anche per quanto riguarda la Mercedes, no? Quindi sono curiosa di capire poi che cosa facciano in pista, perché al momento non abbiamo alcun riscontro, non possiamo lanciarci in voli pindarici su quelle che potrebbero essere le prestazioni delle macchine, perché è ancora troppo presto. Comunque sono convinto che quella che abbiamo visto oggi non è il prototipo della FIA, ovviamente, ma è comunque una macchina che è molto camuffata rispetto a quello che vedremo, però appunto ha delle soluzioni aerodinamiche che sembrano forse un pochino più vicine a quelle della Ferrari rispetto a quelle diciamo della Mercedes, che viaggiano su due canali completamente opposti. Mi sembra così una via di mezzo fra le due, ed è molto curioso comunque quest'anno capire chi avrà azzeccato. E forse devo dirti, Diletta, che questo qui è uno dei primi cambi regolamentari in cui si vedono delle soluzioni realmente molto diverse una dall'altra, perché appunto oggi si può praticamente lavorare solamente sull'aerodinamica delle vetture e i motori cambiano solamente per piccoli dettagli. Negli anni 80 e 90, quando ho iniziato a seguire io la Formula 1, cambiavano le macchine perché cambiavano anche i motori, c'era chi aveva il 12 cilindri, chi aveva l'8, chi aveva il 10, eccetera, per cui ti veniva la macchina più o meno lunga, più o meno larga sulla base del motore che avevi, e quindi lì per forza c'erano delle differenze proprio strutturali. Ma nel corso del tempo, quando i motori sono diventati uguali per tutti, col 10 cilindri prima e con i V8 dopo e con i V6 turbo poi, diciamo che ad ogni cambio di regolamento più o meno si sono viste soluzioni abbastanza simili, che comunque sono arrivate a convergere molto velocemente. Ecco, mi ricordo sì la Ferrari che fece una macchina completamente sbagliata, la 14, quando che era quella, l'aspirapolvere, te la ricordi, che era tremenda. Però diciamo che nel passaggio dall'aspirato al turbo si erano abbastanza, non dico avvicinati tutti, ma al netto del fatto che la Mercedes aveva un motore straordinariamente avanti rispetto a tutti, però le macchine non avevano tutte queste soluzioni così imbarazzantemente diverse. Oggi invece vediamo pance corte, pance lunghe, strutture più o meno larghe, e questo poi rende anche divertente vedere questa Formula 1 2022 che avremmo dovuto vedere nel 2021, ma a causa del Covid, insomma, vediamo solamente a partire da quest'anno. Però mi intriga, mi piace, non so cosa ne pensi tu, però anche questo passaggio, tra l'altro epocale, alla ruota di 18 pollici sta passando totalmente inosservato, proprio perché le macchine in un modo o nell'altro sono una diversa dall'altra, e questo è molto divertente. Guardiamo tutti le curve, queste pan
Ance, no? Le curve di queste monoposto, Sì. perché alcune sono small, altre sono Noi molto guardiamo sempre le ioniche. curve di retta, perdonami, Tu ma... guardi sempre le curve, io Sì. a me piacciono altre cose, però voi uomini giustamente guardate le curve delle Certo, giusto. macchine, le curve Nelle macchine, certo. delle ragazze, Certo. però tornando all'argomento serio, è molto bello vedere queste differenze e poi assisteremo inevitabilmente a una corsa alla convergenza tecnica, Certo. perché so, diamo un 4-5 gran premi massimo, poi la soluzione che è un po' più Sì. versatile Inizierà ad e essere copiata azzeccata. nei limiti del possibile. Certo, però poi la copia sarà efficace come No. l'originale? Questo è il punto di domanda, considerando che poi sono inserite in un progetto che non è solo fatto di quel dettaglio, per cui sarà interessante capire chi veramente avrà sbagliato soprattutto il progetto, perché non è solo questione di azzeccarlo, ma c'è anche il rovescio della medaglia. Si parla tantissimo di dichiarazione di James Allison che aveva detto due team sbaglieranno completamente la macchina e si pensava che potessero essere dimotorizzati Mercedes, quindi stia fuori il nome di Aston Martin o della Williams, ma in realtà credo che fosse semplicemente un discorso che è anche ragionevole, Statistico. perché a ben pensarci ci sarà sicuramente qualcuno che ha toppato. Sicuro Perché ci sono 100%. soluzioni talmente diverse, poi la cosa, diciamo, divertente, non è divertente, forse non è il termine giusto, però che tutti stanno cercando di ottenere gli stessi risultati con queste soluzioni diverse. Poi non è detto che soluzioni opposte possano avere anche effetti opposti, magari hanno lo stesso tipo di effetto, anche Certo. questo è bello. Chi lo sa, magari potrebbero esserci due soluzioni opposte che vanno al top della classifica perché riescono a essere efficaci in modi completamente diversi, ma è tutto È da tutto da vedere. verificare. Comunque, Diletta, qua vedo una macchina. Comunque, vabbè, ovviamente cerchi da 18. Per quanto riguarda la parte di pance, tendono a scendere molto velocemente nella zona posteriore. Una volta superato l'roll bar, vanno giù a cannone. Questa è sicuramente una bella caratteristica di questa macchina. Si vedono le branchie in stile Ferrari, per intenderci, ma anche in stile. Non mi ricordo chi è che ha le branchie, perché ormai ne ho viste Aston talmente. L'Aston Martin. Martin, bravissima. Quindi, diciamo, è una soluzione che si sono già un po' scopiazzati. Non so se volontariamente o involontariamente, ma insomma, è una soluzione che hanno in molti. Non si vede praticamente nulla del retrotreno, anzi, tendono proprio a sigillarlo da un punto di vista estetico. E questa sicuramente è un'area in cui si sta lavorando molto e nessuno vuole svelare le soluzioni, almeno credo, fino veramente all'ultimo secondo. E insomma, comunque questa macchina mi dà l'idea di essere, come dici tu, forse semplice, ma non lo so, bisognerà comunque vederle veramente in azione, e soprattutto bisogna vederle con una lente di ingrandimento un pochino più diversa, migliore rispetto a quelle che possono essere i render o le foto, diciamo, della presentazione stampa, perché chiaramente in queste foto, come sempre, ti fanno vedere quello che vogliono loro e poco di quello che realmente interessa, che sono le caratteristiche peculiari della vettura. Di certo questo BWT messo qua è strano, insomma, la grafica, la livrea non è che mi esalta, devo dire, questo rosa col Io ho blu già delle tute. Allora, non è credo che le bellissima. tute dei piloti siano peggiori rispetto alla monoposto. Io quando le ho visti Addirittura. entrare ho avuto un momento di mancamento vedendoli con quella tuta, perché io ero convinta che usassero lo stesso colore che ha usato l'Aston Martin l'anno scorso, che era Ok. un punto di rosa diverso. Voi uomini magari queste cose non No, le notate così non le tanto, notiamo. però c'è una differenza sostanziale. Devo dire che colpo d'occhio, vabbè, poi sono le foto, diciamo, dei Sì. posati, vorrei vederla dal vivo e la vedrò dal vivo e ti saprò dire com'è l'impatto, perché poi un conto è vederle così con le Sì. luci tutte a posto, un conto è vederle in pista, perché poi magari la resa non è esattamente la stessa. Comunque è una cosa che è carina, che si nota, aspetta che proprio gli do un'occhiata, sì. Allora, la motorizzazione rimane Renault E-Tech, quindi non hanno motore Alpine, cioè No, no. un pizzico di Renault comunque all'interno di tutto questo c'è sempre, quindi di fatto loro vanno fieri di questa tecnologia, che E-Tech di fatto diventa uno sponsor, praticamente configurato come fosse uno sponsor. Alpine è il team, BWT appunto è il main sponsor, poi c'è MAPFRE che conferma, diciamo, anche la vicinanza del mondo spagnolo a quello che è il team di Formula 1, non solo per quanto riguarda la parte di appunto racing legata ad Alonso, ma anche c'è un fortissimo legame tra la Spagna e la Renault anche da un punto di vista industriale, proprio perché Renault costruisce un botto di macchine e anche di veicoli commerciali in Spagna, e quindi chiaramente c'è veramente un forte legame tra le due
nazioni. Comunque vedremo, insomma, in azione poi cosa succederà. La livrea Pink Panther qui mi sembra molto coraggiosa. Comunque, a quanto ho capito, dovrebbe essere solo per le prime tre Sì, gare confermo. e poi Non tornerà è una qui cosa definitiva. C'è stata un po' di confusione perché inizialmente hanno fatto vedere la macchina in là. Sì. con il blu predominante, poi è uscita questa livrea rosa e c'è stato un attimo di confusione perché c'era chi urlava al fake. In realtà è proprio Alpine che ha diffuso queste foto, quindi confermiamo che ci sarà questa Si livrea molto particolare. autofakeizzano praticamente. Sì, ormai quest'anno si fa veramente fatica a capire che cosa sia vero e che cosa sia Si falso. Idem autotrollano. la Mercedes con le foto da studio che erano diverse dalla macchina Sì. e abbiamo dovuto aspettare lo shakedown perché non si capiva bene che cosa ci fosse. Il puntone della Gasly sospensione arrivata, che non c'era, ti ricordi il famoso puntone della Haas. Sì, ma di tutto è era Aston Martin successo. o Aston Martin? Secondo me era anche la Haas che aveva un Boh, non mi puntone ricordo. messo Comunque hanno stranamente. fatto un casino incredibile. Comunque, di fatto, una cosa che mi ero dimenticato di dire Diletta è che anche qui sull'Alpine vedo la sospensione anteriore push rod, quindi Sì, è c'è uno il schema puntone non durante. sospensivo tradizionale, diciamo. Sì, tradizionale. Va bene, senti, grazie. Grazie Intanto direi che con le presentazioni delle Formula 1 abbiamo finito. È l'ultima questa, a te. No, giusto? manca l'Alfa. No, sì, manca la livrea dell'Alfa, ma la macchina l'hanno già. L'abbiamo già vista, però, insomma, Ha già girato a Fiorano rappresentazioni anche con con tutti i Bottas. crismi, sì. Sì, tra l'altro hanno anche fatto un bel giretto sulla tonale. Sono stati i primi a guidarla, diciamo, degli esseri. Sì, sono stati a farsi un giro in montagna, Sì, lui e Guanyu Zhou. alla Twill con la tonale, fantastici. Va bene, è andata così. E a presto, ciao. Ciao!